Prima di svelarvi le parole di Alfred Molina per Spider-Man No Way Home, vi ricordiamo di iscrivervi al canale attivando la campanella degli avvisi. Alfred Molina sta per tornare nei panni di uno dei villain più apprezzati della storia dei cinecomic. La sua presenza nel cast di Spider-Man No Way Home era stata già svelata lo scorso dicembre e ora è arrivata la conferma definitiva da parte dell'attore. Sembra proprio che il Dottor Octopus tornerà al cinema. L'attore è stato intervistato da Variety per la sua presenza in Promising Young Woman, film candidato all'Oscar. Molina ha commentato che durante le riprese avevano tutti l'obbligo di non parlarne, perché sarebbe dovuto rimanere un grande segreto, aggiungendo però che ormai è ovunque su internet. Dice anche di essersi descritto come il segreto peggio mantenuto di tutta Hollywood. L'attore ha allora chiesto a John Watts come avrebbero fatto a riportare in vita Doc Ock. Dopotutto, il destino del personaggio in Spider-Man 2 era segnato dal suo sacrificio finale. Il regista gli ha però spiegato che in questo universo nessuno muore definitivamente. Molina ha anche anticipato che durante le loro prime conversazioni, Watts gli ha spiegato che il film riprenderà la storia di Doc Ock proprio da quel momento nel fiume. Una sorta di conferma, quindi, che si tratterà in qualche modo della stessa versione del personaggio. Inizialmente l'attore aveva espresso delle preoccupazioni riguardo alla sua età. Dopotutto sono passati 17 anni da quando ha interpretato il villain nella pellicola di Sam Raimi. John Watts però sembra abbia avuto la risposta pronta. Molina racconta che lo ha guardato e gli ha detto che basta vedere cosa hanno fatto con Downey Jr. e Samuel L. Jackson. Il regista fa ovviamente riferimento ai numerosi ringiovanimenti digitali operati nei film dell'MCU. Abbiamo già visto infatti Robert Downey Jr. in Civil War, Samuel L. Jackson in Captain Marvel e anche Michael Douglas in Ant-Man e Avengers Endgame. Oltre a Molina, Spider-Man No Way Home vedrà nel cast anche Jamie Foxx, di ritorno nel ruolo di Electro dopo The Amazing Spider-Man 2. L'uscita del film è fissata al 17 dicembre 2021. Marvel e Sony al momento non hanno ancora confermato nulla. Le parole di Molina però lasciano poco spazio ai dubbi. Il multiverso nel prossimo film su Spidey sembra alle porte. L'attore si è davvero sbottonato parecchio sul ritorno del personaggio, quindi ormai rivedere i suoi tentacoli metallici sarà solo questione di tempo. A questo punto resta solo da capire se in No Way Home vedremo solo i villain passati o anche qualche altro Spider-Man. Ora tocca a voi. Che ne pensate delle parole di Molina? Siete felici di poterlo rivedere come Doc Ock? Ditecelo nello spazio commenti qua sotto.